Siamo qui con Tiziana Vecchio della Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e della Promozione degli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico. L'appuntamento a Dubai del 2020 chiama in causa soprattutto l'Italia, anche in vista, anche e soprattutto dopo Expo Milano 2015. Sì, senz'altro. Expo Milano 2015 è stato un grandissimo successo non solo per i visitatori ma per le imprese che vi hanno preso parte, le imprese straniere che sono venute a trovarci a Milano, e pertanto anche noi pensiamo di riprodurre questo successo per quanto riguarda naturalmente l'Italia, il padiglione italiano a Expo 2020, aumentando questa offerta con anche una serie di eventi collaterali. Senz'altro celebrando Leonardo è tra gli eventi che vengono considerati da questo punto di vista. Ecco, la partecipazione italiana, è già stato stipulato un accordo con il paese arabo e avrà un padiglione più grande. Sì, senz'altro, l'accordo è stato stipulato e stiamo veramente già lavorando alla realizzazione, alla progettazione esecutiva del padiglione, dei servizi che questo conterrà, anche chiaramente sull'enogastronomia italiana, la moda, eccetera, e la tecnologia naturalmente. Nella legge di bilancio del 2018 c'è anche una voce proprio dedicata alla partecipazione italiana all'esposizione universale. Ma quello, guardi, è un impegno che noi abbiamo con l'Expo Universale in modo costante, quindi c'è sempre, diciamo, uno stanziamento per la partecipazione italiana agli Expo. Quello è una cosa a cui l'Italia non può mancare naturalmente. Un'occasione anche per le piccole e medie imprese? Beh, assolutamente sì, anzi sono soprattutto loro quello che più di tutte hanno bisogno del supporto pubblico e possono usufruire di grandi eventi che danno molta visibilità internazionale.